Visivamente parlando, perché non fa un suono particolare, devo dire, però c'è, vi prego, vedete come cola, è bellissima. Queste magie, sì, per il resto non fa un suono particolarmente forte, diciamo. Sicuramente all'occhio è veramente fighissima come cosa. Vado a prendere gli attrezzini. Questo può essere carino. Voglio compattare. Ho preso anche un coltello perché voglio provare a tagliarla.
Se riesco a fare una sorta di... Perché vedete, se si compatta è bellissima, cioè. Ecco, proviamo a tagliarla così. Ragazzi, cioè. Si apre. Cioè, è bellissima. Comunque nella mia wishlist ho messo oggettini di questo tipo. Se volete darci un'occhiata, insomma, ho messo cose utili per il canale, chiaramente non ho messo cose mie per i fatti miei, ecco. Cioè, guardate. Ho messo cose, diciamo, per fare anche dei video o anche delle attrezzature per aiutare il canale. E anche perché non solo con le donazioni si può supportare un canale, ma anche facendo questi regalini. Date veramente una grandissima mano al canale. Ragazzi, è sufficissima, cioè. Quanto è morbida. E quanto è strana. Perché io volendo posso fare una pallina compatta. Però poi, nello stesso tempo, non si scioglie. Esterni, ma purtroppo è un orario abbastanza presto. Semplicemente una lista per chi ha contribuito, ecco. Quindi chiunque di voi contribuisse al canale, ovviamente verrà messo soltanto il nome, non il cognome, e quindi sarà chiaramente anonimo.
ci teneva a farlo. Sto adorando, è veramente bellissima, ma come la fanno? Cioè, sono sempre stato incuriosito dal come viene fatta, perché io so che questa è sabbia vera, anche nella scatola c'è scritto che è sabbia vera. Io avevo visto che mettono tipo delle gocce di qualcosa all'interno della sabbia e la sabbia ha questa reazione particolare. È davvero insolita come cosa, cioè è bellissima, è veramente fantastica. Poi ho voluto prendere questo colore rosa, non so, mi mette molta tranquillità, non so voi se avete un colore che vi mette tranquillità, a me il rosa mette molta tranquillità. Piaceva l'idea di avere questa sabbiettina così di questo colore. La cosa bella è che non lascia niente sulle mani, cioè va via tutta. È veramente fantastica. Voglio provare a fare una cosa. Piccole fettine di salame. Su due barattolini, però c'è rimasta la colla.
Sì, io credo che due barattolini non bastino, però forse compattandola potrebbe starci, eh. Non lo so. Cosa bella di questa sabbia è che si può compattare e quindi fargli occupare veramente uno spazio molto risicato. Ok, proviamo. Ma solo io, comunque riesco a fare queste cose. Sabbia genetica. Grazie ancora, Claudia. E niente, fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci vediamo al prossimo video.